Venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati, la statua di San Francesco d'Assisi. E beh, vogliamo parlare di San Francesco d'Assisi, vogliamo parlare anche dei cappuccini, perché all'indirizzo email che vedete in sovrimpressione ci racconta la sua storia Francesca, una giovane studentessa di chimica che vive nella provincia di Bari, immersa nel suo percorso universitario ma anche in una lotta interiore di autostima vacillante, ferite emotive profonde. Francesca si ritrova bloccata dall'ansia, dalla paura, senza poi riuscire a liberarsi completamente da queste pesanti catene, come le definisce. La sua vita prende una svolta il 17 maggio 2021, quando casualmente si accorge che nella chiesa del suo paese si organizza un viaggio qui a San Giovanni Rotondo ma anche a Monte Sant'Angelo. Senza esitazione decide di partecipare, sente nel suo cuore che questo viaggio avrebbe portato qualcosa di straordinario nella sua vita, qualcosa di positivo. Allora, giunto il giorno del pellegrinaggio, nonostante la pioggia incessante, Francesca arriva qui, entra in chiesa, sente un'emozione crescente dentro di lei. Durante la messa implora l'aiuto di Padre Pio con tutto il cuore, chiede disperatamente un intervento proprio per poter superare tutte le sue ansie, tutte le sue paure. Dopo la messa Francesca trascorre del tempo in preghiera scrivendo due piccole lettere, una a Padre Pio, l'altra a Fra Daniele Natale, che aveva visitato, ecco, all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove è custodita appunto in questa cappellina interna la sua tomba. Nel pomeriggio il pellegrinaggio prosegue verso San Michele, dove Francesca si getta letteralmente a terra implorando l'aiuto di San Michele. E come ha fatto qui a San Giovanni Rotondo, continua a dire aiuto, aiutami. Questa parola che continua ad essere una costante. Francesca, anche nel percorso che fa da San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo, continua a dire aiutami, aiuto, aiuto. Fu proprio nella chiesa di San Michele, ecco, nella grotta di San Michele, che lesse questo foglietto della consacrazione di San Michele, sentendo una connessione profonda. E allora, tornando a casa, Francesca si sente ancora incerta sul suo futuro, temendo che Padre Pio fosse arrabbiato con lei, non per non aver lottato abbastanza contro i suoi demoni interiori. Ma il giorno successivo una strana coincidenza, noi la chiamiamo coincidenza, la chiama anche lei coincidenza, una Dio incidenza. Ma il giorno successivo tutto cambia, accendendo la TV locale vede un servizio di una chiesa di Bari che organizza attività per i giovani, la chiesa dell'Immacolata di Bari, dei Frati Cappuccini. Un'intuizione improvvisa, decide di visitare quella chiesa, trova all'interno una statua di Padre Pio e incontra un frate anziano, Padre Mariano. Francesca si apre a Padre Mariano, confessa tutte le sue paure, tutte le sue ansie, e con dolcezza e compassione il frate la conforta, la rassicura che Padre Pio e San Michele l'avevano aiutata e che lui stesso sarebbe stato lì per sostenerla. Stai tranquilla Francesca, tu sei una ragazza molto intelligente, gli dice Padre Mariano, ma con delle ferite. Ma Padre Pio, con il tuo angelo custode e San Michele ti hanno aiutata. Uscita dalla chiesa, Francesca sente un senso di sollievo e speranza che non aveva provato o che non provava da molto tempo. Sente così di aver ricevuto quell'aiuto costante di cui aveva disperatamente bisogno, e si sentiva affidata alla protezione di Padre Pio e del suo angelo custode. Da quel giorno Francesca ha iniziato un percorso di rinascita interiore, trovando così la forza di affrontare le sue paure, le sue insicurezze, di proseguire così nel cammino della sua vita. Ha capito che Padre Pio le ha dato il grande aiuto di cui aveva bisogno. Scrive: ho capito che Padre Pio mi ha dato l'aiuto di cui avevo bisogno, mi ha ascoltata e sento che mi ha affidata ad un suo fratello, un suo confratello. Avevo chiesto aiuto e lui ha risposto.